5 trend da tenere d'occhio in questo nuovo anno. Parleremo infatti di come avverrà la lotta alle deepfake e ancora l'AI Act che deve entrare all'interno dei nostri meccanismi legislativi e poi ancora la generazione dei video con l'intelligenza artificiale, il lavoro che cambia perché sempre più tool useranno l'AI e tanto altro. Quindi guardiamoci i nostri 5 trend. Trend numero 1 e parliamo di bufale. Chi di voi non ha sentito parlare negli ultimi anni delle famose bufale? Ne parlavano anche ai TG. Oggi si parla di deepfake, qualcosa di finto, ma di profondamente finto, perché si parla alla fine anche di immagini realizzate grazie all'intelligenza artificiale e a breve arriveranno anche i video realizzati con l'intelligenza artificiale. Il problema qual è? Che ci sono persone note, piuttosto che no, che vengono inserite all'interno di contesti, di immagini o di situazioni video che possono arrecare un danno alla persona stessa oppure coinvolgere magari un intero paese perché magari il politico o il papa ha compiuto o detto qualcosa che assolutamente non è vera. Pensa, un'associazione che si chiama Face Catcher ha identificato la possibilità di riuscire a scovare con una precisione del 96% quelle che saranno le prossime fake news. E quindi questo deepfake potrà essere scoperto, potrà essere svelato? A quanto pare sì. Quindi teniamoci forti perché il 2024 sarà l'anno della lotta ai deepfake, delle soluzioni che vanno a caccia di questi deepfake e anche di associazioni che si stanno creando a tutela di tutti quanti noi. Durante la AI Week di aprile a Rimini avremo la possibilità di ascoltare direttamente dalla voce della Vice President di NewsGuard questo nuovo fenomeno e capire quali sono gli strumenti che si stanno mettendo in campo per riuscire a combatterlo. Trend numero 2, l'ascesa dei modelli generativi personalizzati. Abbiamo visto lo scorso anno come ChatGPT, Bard e tanti modelli cosiddetti LLM generalisti molto molto grandi sono in grado di creare diverse quantità di testo in un contesto molto molto ampio. Nel 2024 invece vedremo come invece nasceranno gli LLM sempre più verticali, sempre più specifici. In realtà, nell'ultima parte dello scorso anno abbiamo visto già un assaggio di questo trend. Bloomberg, ad esempio, ha lanciato il suo Bloomberg GPT, un verticale modello generativo nel mondo del finance, ma anche Intel con il suo Aurora GPT punta a dare una mano ai medici di tutto il mondo su tutta la banca dati delle ricerche in ambito medico. Quindi assisteremo all'ascesa di questi modelli molto più verticali che sono in grado appunto di generare testi, generare dei contenuti, dare assistenza a chi li utilizzerà in ambiti ben specifici. Trend numero 3. Parliamo di generazione, grazie all'intelligenza artificiale, di video. A chi di voi non è capitato durante la vostra fase adolescenziale di aver preso in mano uno smartphone piuttosto che una videocamera per creare un video di un momento particolare, magari anche un film, provare a creare un proprio film? Bene, oggi con le tecnologie nel 2024 della Generative AI saremo in grado tutti quanti noi di poter generare video, frequenze di video, addirittura anche film, grazie all'utilizzo dell'intelligenza artificiale. È assolutamente affascinante tutto questo, ma genera chiaramente delle problematiche di tipo etico. Pensa un po' a tutti gli autori che sono stati coinvolti negli anni a creare contenuti che sono serviti ad addestrare questi algoritmi. Proviamo a metterci nei loro panni. Anche loro hanno diritto ad una ricompensa rispetto a quello che è il risultato di questo software, il tuo nuovo video generato dalla tua applicazione di Generative AI. Quindi cosa ci aspetta in questo 2024? Beh, dopo la nascita e il consolidamento di piattaforme come DALL-E o Midjourney per la creazione di immagini, vedremo il fiorire di tante applicazioni di Generative AI nell'ambito del video, alcune di queste disponibili a tutti, magari in modalità freemium, altre più professionali per gli addetti ai lavori. Trend numero 4. Il regolamento dell'intelligenza artificiale europeo, l'AI Act, entrerà in vigore.
Infatti gli stati membri, dopo l'approvazione negli ultimi mesi da parte dell'Unione Europea del regolamento per l'intelligenza artificiale, dovranno adeguarsi e quindi inserire all'interno dei meccanismi legislativi tutte quelle componenti che sono state regolamentate dall'Unione Europea e che sono necessarie affinché l'intelligenza artificiale possa liberamente essere introdotta nella nostra società. È chiaro che per le aziende che utilizzano l'intelligenza artificiale o noi comuni cittadini, questa è una grande novità e soprattutto ci può far stare un po' più tranquilli. Per le aziende invece che producono soluzioni di intelligenza artificiale, sarà bene che esse si adeguino a quelli che sono i requisiti descritti nel regolamento dell'AI Act. Ma l'Europa non è l'unica attenta alla regolamentazione, altri infatti stati, altri player internazionali si stanno adeguando e stanno sicuramente guardando ad una regolamentazione dell'AI come aspetto importante da attuare. Uno su tutti, chiaramente gli Stati Uniti, che di intelligenza artificiale ne produce davvero tanta. Staremo a vedere. Nel trend della regolamentazione delle AI abbiamo inserito anche un aspetto interessante da tenere d'occhio in questo 2024, perché se è vero che l'intelligenza artificiale si sta utilizzando sempre di più, ed è vero anche che si stanno verificando dei casi limite in cui l'intelligenza artificiale viene realizzata con degli scopi non proprio benefici, non proprio ottimi, è vero anche che probabilmente questo sarà l'anno delle class action, delle azioni anche legali rivolte a chi ha creato un'intelligenza artificiale che non ha fatto del bene. Quindi staremo a guardare anche come si attiveranno tribunali, avvocati e tanti altri player che dovranno avere a che fare con questa casistica. Trend numero 5. E qui dobbiamo parlare di lavoro che si trasforma, di lavoro che evolve, di lavoro che cambia, di lavoro che nasce. E grazie a tutte queste applicazioni di generative AI vedremo il nascere di nuovi lavori, di nuove professioni. Ma è come se ciascuno di noi avrà nei prossimi mesi a disposizione un proprio collaboratore intelligente. Pensiamo all'applicazione semplice di Copilot di Microsoft, che ci permette già oggi, ci permetterà nel prossimo futuro sempre di più, di utilizzare applicazioni semplici come Word, Excel o PowerPoint, utilizzando un collaboratore che ci aiuta. Basterà inserire un testo per ottenere un output. Ecco, questa è la nuova chiave, text to output. Inserirò un prompt e questo mi permetterà di ricevere direttamente un lavoro compiuto, qualcosa di finito. Di sicuro è una trasformazione incredibile che ci vede protagonisti ancora una volta come esseri umani all'interno di una nuova rivoluzione. È come in ogni rivoluzione. I primi a cambiare siamo noi esseri umani, il nostro modo di lavorare e il nostro lavoro. Questi erano i 5 trend. L'intelligenza artificiale nel 2024 sarà sempre più presente, come già lo è stato nel 2023. Guarderemo quindi degli aspetti in cui l'intelligenza artificiale entrerà sempre di più nelle nostre vite, anche in ambito legislativo, nell'ambito dei video e sicuramente anche in tanti altri scenari che non abbiamo previsto in questi 5 trend. Ma quello che è certo è che noi saremo qui, Pasquale, Giacinto e tutti il team di IA Spiegata Semplice per darvi tutte le novità. Ci vediamo alla AI Week, io vi aspetto. Ciao!